Good morning. Sì, qui sono praticamente le 11 e come dico in questi casi, non proprio una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, o semplicemente o semplicemente David Lynch, it's April 27, 2022, and it's Tuesday here in Naples, clear morning, 73 and 4 Fahrenheit around 23 Celsius, and this means that it's that day really soft, like in this days, in this period, and perhaps also over because for me, it seems more a summer climate than a spring climate, but in this moment I feel un po' di cold, a bit cold, because I have the fever and penso si sente anche un po' la voce. Faccio fatica a deglutire anche, cioè fa tutto un mal di gola e quindi invece sento leggermente freddo. Ieri l'avevo a 39,5, la devo ancora misurare, però penso comunque di un grado sarà scesa, vedremo. Sì, per quanto riguarda il video tuts, non so se lo faccio, ma il caso lo faccio, mi sempre è separato da questo, quindi occhio. Anyway, I see and you will just see from the window. I think that this afternoon the temperature potrebbe anche salire di 2-3 gradi, but really important thing is that with this atmosphere, Today we have those beautiful blue skies and golden sunshine. And I think all along the way, fino alla fine della giornata. Quindi sì, se mi sbaglio, già da 2 giorni li abbiamo, speriamo di continuare così per i giorni successivi. Ma vedremo, per cui, ripeto, scusate che per questi capire anche un po' così, ma c'ho la febbre, non posso lavare poco, almeno lo shampoo, quindi proprio così, per cui dicevo, said this, so from this other mythical window with the white pink flowers, grey roller shooter not visible, but also come se fossi sempre lì, from the mythical window with the orange, red, blue, green water curtain, and it's roller shooter behind me on the top, not visible in fact in the shot. And finally from my mythical keyboard, Yamaha DGX 640 IPG 625. Eva, a great day in all the people who follow the channel, riporsi un saluto davvero a tutti. And also, I hope you all have a great breakfast, soprattutto se il tempo è brutto dalle vostre parti, spero che possiate consolarvi con la colazione. Io la farò tra poco, il mio stomaco comunque brontola. Non mangio da 12-13 ore, per cui ho veramente molta fame, nonostante la febbre, sì. Per cui ci vediamo al video tuts, nel caso lo faccio, a domani.